Salve ragazzi, 82esima lezione del corso di trading sportivo Vatican Change, siete in compagnia di Max Azzard. Siamo nell'imminenza della partita della Juventus, sono in questo momento le 19 in punto, è una partita che sta appunto per partire, mancano 2 ore a questa gara e vi volevo fare in pratica vedere dove andare a cercare eventualmente delle situazioni vantaggiose da trasformare in freebet oppure da trasformare in giocate fruttifere, sfruttando essenzialmente non tanto gli errori del bookmaker, perché sappiamo benissimo che sono professionisti che conoscono il mercato molto meglio di noi, conoscono le percentuali molto meglio di noi, hanno ogni strumento e opportunità per fare il lavoro di stima dell'evento in maniera più fruttifera di quello al quale saremmo potuti giungere come obiettivo finale, come raggiungimento finale appunto della stima oggettiva dell'evento. Ciò premesso, conoscendo anche le caratteristiche del mercato, è piuttosto semplice andare a ottimizzare anche la nostra operatività, conoscendo appunto il movimento delle quote e la possibilità di sfruttare in live quello che statisticamente una quotazione per live ci indica. Quindi, come abbiamo sempre detto, ottimizzare la stima oggettiva fatta dall'evento, dai nostri alleati nemici, che sono appunto i bookmaker, dalla stima che magari fa un bookmaker asiatico come Pinnacle, una stima dell'evento oggettiva, e poterla sfruttare non come pronostico, perché con i pro e i contro del pronostico noi non raggiungeremo che il void, perché l'abbiamo già detto 1000 volte, e se la quota oggettiva, per esempio quota 2, stimata dal bookmaker e da riscontri avuti appunto abbiamo il risultato finale che si verifica esattamente nel 50% dei casi con quella quotazione a quota 2, diventa stupido, diventa insignificante andare a farci un pronostico su quella quota 2, perché sappiamo che una volta su due la sbaglieremo questa quota. Per varianza potrebbero essere consecutive o meno queste situazioni, ma sappiamo che una volta su due questa quotazione sarà errata, perché se volete, il solito discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quella quotazione una volta su due sarà corretta e quel pronostico una volta su due sarà vincente. E, dato che siamo speculatori, ce ne dobbiamo sbattere del discorso del pronostico, come ho sempre suggerito a tutti i trader che seguono questa rubrica, questa serie di video. Apro una parentesi e la chiudo immediatamente. Ovviamente la nostra attività nel mese d'agosto è quella che è a livello di divulgazione di materiale, ma ovviamente dal mese di settembre continueremo a elargire in maniera totalmente gratuita i contenuti come abbiamo fatto finora. E quindi i vari progetti verranno prospettati a settembre, ma saltuariamente, per non perdere il contatto con voi tutti, mi piace anche interagire, continuare a interagire con voi e approfondire insieme determinati argomenti che sono il nostro pane quotidiano, appunto il medesimo hobby che noi condividiamo. Aperto una pagina di Bet365 perché non perché la mia operatività si è trasferita su Bet365, ma Bet365 diventa importante anche come riscontro, anche come
specialmente negli eventi particolarmente importanti, particolarmente interessanti per la comunità degli scommettitori, è soggetto a una quotazione nell'immediatezza dell'evento, appunto, a una lavagna intorno alla quotazione, alla lavagna 102, 102 e mezzo. Quindi similare a Pinnacle e molto vicina a Betfair, che come sapete ovviamente magari adotta su questi eventi una lavagna 100, ma che viene tassata comunque dalla tassa appunto sulle vincite, quindi orientativamente ci ritroviamo nella stessa identica situazione. Ho sotto mano 365 perché vi volevo far vedere una caratteristica importante sui mercati principali. Tutti conoscete il mercato Alpha Dime Final Time e in questa partita, per esempio, eccolo qui, abbiamo l'1-1, quindi la Juventus vincente in Alpha Time a 2:37, fino a 2 minuti fa era 2:40, e ovviamente anche questi sono mercati soggetti a trading, quindi maggiore sarà l'affluenza su questo tipo di scommessa e ovviamente la quota con l'aumento delle giocate su questa scelta dell'evento produce automaticamente una discesa della quotazione. Era 2:40, è arrivato a 2:37, ma parlo di 10 minuti fa. E quindi orientativamente la quotazione della Juventus è a 2:37. Se noi andiamo a vedere su Betfair, vedete una quotazione, prima avevamo 2:40 da giocare su 365, qui abbiamo 2:54 e 2:60 in lei. Dicevamo, la scommessa Juventus-Juventus significa che la Juventus dovrebbe andare in vantaggio sin dal primo tempo per poi finire la partita appunto vincendo, quindi 1-1 vincente Alpha Time e vincente Final Time. Va da sé che diventa interessante per esempio il mercato Alpha Time, sempre sulla medesima scelta, guardate, qui abbiamo 2:54-2:60. Abbiamo un Alpha Time a 2:24-2:30, quindi una giocata, avevamo detto 2:60, 2:59, quello che sia, ovviamente manca un'ora e 50, quindi questo spread che in questa lavagna 101,37 si potrebbe ancora ridurre per avere soltanto il ticket di differenza su un mercato pieno, potremmo assistere appunto a una quotazione in assenza di stake ancora più interessante di questo 2:24-2:30 che è la Juventus. E è ovvio che la quotazione della Juventus, qualora sia vincente in Alpha Time sin dal primo tempo, la quotazione della Juventus 1, quindi che vinca anche la partita dopo che appunto è andata in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi al 45esimo, dopo che ha chiuso il 45esimo in vantaggio, dovrebbe essere molto più bassa del rapporto che c'è appunto 2:24-2:30 contro 2:45-2:60, 2:50-2:60 quello che era precedentemente. Ritorniamo su questi dati. Allora, Alpha Time, Final Time, eccoli qua. Vedete 2:54-2:60. Quindi, se io per esempio giocassi Alpha Time Final Time Juventus, quindi 1-1 a 2:54 e bancherei a 2:30, dovrei andare a ricoprirmi al 45esimo alla quotazione che troverai in quel momento. Se la partita è ancora equilibrata e stanno con un gol di vantaggio soltanto, questa quotazione lo troverei ancora ben più alta del rapporto 2:54-2:30. Allora, vediamo insieme un attimo con la calcolatrice.
quindi rapporto 2 ipotesi, 2,54, 2,54 diviso, allora il back di Juventus diviso il 2,30 della bancata del lei. E questo con lo spread ancora esistente, mi troverebbe a un risultato di 1,10, di 1,10 da dover comunque, ripetiamo, abbiamo giocato 1-1 Juventus Alpha Time fino a Time, quindi è ovvio che bancando la Juventus stesso stake al 45esimo, per vincere questa scommessa dobbiamo essere ancora in operazione delay sul risultato finale del segno 1 della Juventus. Perché ovviamente se pareggiano avremmo perso sia il lay dell'Alpha Time sia il back di Juventus e Juventus, no? Perché ovviamente pareggiano magari nel secondo tempo e quindi saremo perdendo entrambi i mercati. Quindi l'unica cosa da dover fare è al 45esimo andare ancora a ribancare il segno 1 della Juventus. È ovvio che se la Juventus è in vantaggio di 2 gol troveremo una quotazione maggiore di questo 1,10, se la Juventus invece è ancora con un gol soltanto, diventa fruttifero avere esattamente il contrario, cioè avere, ipotizzare un back dell'1 finale. Parliamo del 45esimo, parliamo con la Juventus in vantaggio superiore a 1,10. Questo ci permette esattamente, come ben sapete, se io faccio una strategia, realizzo una strategia e sono matematicamente in svantaggio, quindi sono matematicamente in loss, è anche ovvio che facendo esattamente il contrario sarei matematicamente in vincita. Quindi a una lavagna 100 sarebbe normalmente la prassi è il void. Ma il fatto che ci sia un loss mi permette di ipotizzare che nell'evento opposto ci troveremmo appunto in vantaggio facendo esattamente il contrario. Quindi suggerisco in questo caso, dato che le quotazioni sono molto similari, praticamente identiche, quindi vedete 2,54, 2,60 contro 2,24, 2,30, quindi il rapporto corretto, come dicevamo, 1,10 facendo il back 2,54 e lei 2,30, e quindi in una situazione di un lei inferiore a 1,10 troveremmo vantaggio nel fare il back 2,54 e lei 2,30 nell'alpha time. Siccome ipotizzo che la quotazione del 1,10 sia ben più alta nel primo tempo, in una situazione di un gol soltanto, diventa ipotizzabile una operatività fatta esattamente al contrario. Quindi è ovvio che se la Juventus non sta vincendo in Alpha Time non finisce il primo tempo con in vantaggio, il back 2,54 è annullato da lei, il back del 2,54 di Juventus è annullato da lei della Juventus e Alpha Time, e quindi sarebbe un void a parità di stake. Se invece ipotizzo che la Juventus è in vantaggio di un gol, possiamo ipotizzare appunto che questo vantaggio sia più alto, questa quotazione all'Alpha Time sia più alto del 1,10. Andiamo a vedere quello che vi ho insegnato nell'altra volta quando parlavamo del lay X e quindi l'uso del mercato dell'handicap di un gol. Andiamo a vederci la Juventus in vantaggio di un gol e vedete che la quotazione è 1,18. Quindi non è 1,10 come porterebbe, ma 1,17. Quindi andremo 1,17 e 1,18. Andremo a bancare una quotazione più alta. Quindi il vantaggio ideale è ovviamente riscontrabile dato che il rapporto è 1,10 e dato che nel mercato della Juventus con handicap di un gol
ipotizzo appunto una riapertura della Juventus a 1,17, oppure man mano che scorre il tempo a una quotazione nei paraggi di di questo valore 1,17, 1,17, 1,18, il rapporto 1,10 che avevamo ipotizzato ci permette appunto di far sì che diventa giocabile esattamente il contrario. Quindi ci troveremmo appunto in una situazione in cui la riapertura sarebbe una laiata più alta di 1,10, quindi non ci conviene più fare il back alpha time final time, ma ci conviene, riprendiamo il mercato, ci conviene ipotizzare esattamente il contrario. Quindi un lay del final time a 2,60 e un back dell'alpha time a 2,24. E ovviamente qui c'è un altro dick da dover limare. Qui ci sono altri 56, 58, ancora altri due tick che sono ancora nel frattempo, nell'immediatezza. In un mercato come vedete è a 103,20, ma i ticket nel frattempo dello spread sono anche 2,56 e 2,58, quindi manca 1,50 ora. Tenete d'occhio, avete tempo per tenere d'occhio questa situazione, e come vi suggerisco andate a vedervi la possibilità di fare back alpha time della Juventus, specialmente fate richiesta a 2,26 invece di questo back di questo spread che c'è a 2,24, 2,28. Quindi andate in back 2,26 nell'alpha time e andate a bancarvi, se riuscite a 2,54 il final time, la doppia scelta alpha time final time a 2,54, al limite anche a 2,56, vi darebbe un rapporto maggiore di quell'1,18 che potrebbe essere invece la riapertura della Juventus nel caso segni. Tenete d'occhio questa situazione, è questa una sorta di free bet, è un po' più articolata, è similare a quello che avevamo utilizzato sul segno X, ma queste conoscenze vi servono soprattutto per metodologie di livello successivo, di conoscenze che un buon trader dovrebbe avere e che purtroppo, vista la pecunia di formatori in grado di elargire queste nozioni, purtroppo queste conoscenze appunto non vengono divulgate. Quello che invece sta continuando a fare il sottoscritto è in forma totalmente gratuita. Direi che per oggi è tutto. Ci sentiremo ovviamente, penso, la prossima settimana per un nuovo video. Nel frattempo colgo l'occasione, se eventualmente non riusciamo a beccarci, per augurarvi un buon Ferragosto e un buon proseguo delle vacanze. Un saluto dal vostro amico Max Azzardo. Bye! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando qui in basso all'interno del logo, e sarete automaticamente aggiornati qualora nel canale stesso vengano aggiunti nuovi contenuti. Grazie.